Una giustizia che tiene, ma che è fortemente condizionata dalla pandemia. Inaugurazione dell'anno giudiziario in forma ridotta oggi, con la relazione del presidente della Corte d'Appello Fabrizia Francabandera. Occasione per scattare una foto sullo stato della giustizia in Abruzzo. Nel settore civile, 31.000 nuovi procedimenti nei tribunali, in diminuzione rispetto all'anno scorso, con la definizione ad ogni modo di 1.000 procedimenti in più, che ha permesso agli uffici di tenere stabile la pendenza. Stesso trend per la Corte d'Appello. Tribunali e Corte sono riusciti a non far aumentare l'arretrato eroso del 12%, discorso non scontato in pandemia. Nel penale il bilancio è meno positivo, con un calo delle nuove iscrizioni, sono 9.000, con 7.000 definite, e un aumento dell'arretrato, con 19.000 procedure pendenti. Anche la Corte d'Appello è in saldo negativo, ma non in maniera così preoccupante. Nel settore civile lavoro quest'anno sono stati iscritti in primo grado poco più di 31.000 nuovi procedimenti, in riduzione rispetto a quelli dello scorso anno, a conferma di un trend decrescente che perdura ormai da tempo, cui probabilmente si sono sommati i primi effetti della pandemia. Gli uffici ne hanno definiti circa 1.000 in più, anche se molti meno dello scorso anno, e questo ha consentito di garantire la stabilità della pendenza totale. Un trend non dissimile si è avuto in Corte d'Appello. I procedimenti civili di nuova iscrizione sono stati circa 2.400, la Corte ne ha definiti 3.100, oltre 3.100. Sia i tribunali che la Corte sono quindi riusciti, anche in questo periodo anomalo, a non aumentare l'arretrato. Sui tempi di durata dei procedimenti, soprattutto nel civile, si è ben lontani dall'obiettivo di contenimento in 3 anni per il primo grado e 2 per l'appello, anche se ci sono aree di eccellenza. Fenomeni criminali in linea con gli altri anni, ma con più attenzione a quelli di criminalità economica, come l'usura in un momento di crisi economica profonda. Attenzione alla tutela delle fasce deboli, con la violenza di genere che è in aumento. Mancano ancora alcuni dati e in aumento sono anche i femminicidi. Molta attenzione per la tutela dei minori. Tutti questi fenomeni sono aumentati comunque in maniera considerevole durante il lockdown. Nelle carceri c'è un lieve calo delle presenze, ma le scarcerazioni durante il lockdown in Abruzzo, ha detto il presidente, non hanno provocato criticità. Ampio spazio poi alla situazione logistica degli uffici giudiziari. All'Aquila, ad esempio, ci sono diverse criticità. La Corte d'Appello, relazionato il presidente, non gode di spazi adeguati e non è risolta la sistemazione dell'area adiacente al Palazzo di Giustizia. Per il penale, il presidente del Tribunale di Avezzano ha richiamato al preoccupante fenomeno del riciclaggio, mentre l'aumento dei reati contro la pubblica amministrazione è leggero aumento nel pescarese. Per i procedimenti per omicidi e lesioni, il Tribunale di Pescara segnala una cospicua riduzione. Per quel che riguarda la copertura delle piante organiche dei magistrati e degli amministrativi, ci sono ancora tantissime criticità, che ha rilevato anche il dottor Alessandro Mancini, procuratore generale presso la Corte d'Appello, che si è limitato, dopo l'esaustiva relazione, soltanto ad alcune riflessioni sulle riforme in maniera processuale e sulle criticità appunto del personale, con riferimenti anche all'aspetto telematico in tempi di pandemia e con una considerazione amara: la pandemia ha avuto una pesante ricaduta sull'attività giudiziaria. Mancini ha condiviso poi le preoccupazioni del procuratore della Repubblica di Vasto circa il pericolo di infiltrazioni criminali, a fronte del quale si registra una carenza di risorse per le azioni di contrasto.